Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, il mio giro per la Malesia continua. In questo momento sono arrivato in un posto molto caratteristico, mi trovo esattamente in una clinica veterinaria, l'unica in tutto il mondo che si prende cura degli orangotanghi, delle piccole scimmiette che rimangono adottate per un certo periodo dall'uomo e poi restano abbandonate e quindi vanno inserite nuovamente nella natura. In questa clinica si occupano esattamente del reinserimento degli animali sottratti alla natura dall'uomo e vengono reinserite prima di tutto quelli che sono feriti, vengono curati, perché questo innanzitutto è un centro veterinario, e poi vengono, diciamo, reinseriti pian piano in un parco dove vengono assistiti. Ok ragazzi, vi mostro qualche immagine giusto così a titolo esplicativo. Prendiamo in mano la mia macchina fotografica, questa qua, giusto a titolo di riprova, questo è il centro clinico. Troviamo qui all'interno diversi animali, quello è un bellissimo pappagallo che prima così parlando col personale è arrivato qui che aveva una spezzata, è stato curato, già il mese prossimo sarà rilasciato nella natura. Il giro continua, qui abbiamo diverse gabbiette, dispiace vederli rinchiusi questi animali, forse per me io li libererei tutti. Lì abbiamo un animaletto che nella faccia è proprio un simpaticone, questo ve lo devo poter far vedere, se riusciamo. Non si volta, eccolo qua, si è voltato, non so, si sta atteggiando, mi metto con simpaticone, il giro continua e riporto. Ecco, quella lì è la gabbia dell'orangotango, qui abbiamo due orangotanghini che giocano, eccoli qua. Abbiamo un orangotangone avvolto nella coperta che è probabilmente lo zio e l'orangotanghino piccolo, eccolo qua. Quello avvolto in realtà stava in un sacco, è uscito. E qui continuano un po' il loro esercizio ginnico. Mi scuso per la qualità delle riprese, però sto viaggiando veramente con materiale di fortuna, non dispongo di una videocamera professionale, tantomeno del cavalletto come sarebbe consono per questo tipo di riprese. Sto viaggiando con una semplicissima macchina fotografica. Ecco, lì è nascosto l'orangotango lì sotto, le sue proporzioni sono notevoli. Ecco, mi dispiace di vederli da dietro le sbarre, non è questo l'ambiente che cercavo, però d'altronde ragazzi siamo in una clinica, non siamo in clinica veterinaria, per cui gli animali sono trattenuti qui per essere sottoposti alle cure e all'attenzione che meritano. Eccoci qua, il mio viaggio continua, sono veramente affaticato. Adesso il mio aspetto mostra esattamente la calura che c'è in questo posto. Ecco, cioè veramente siamo clima equatoriale, ma in questo momento c'è esattamente il ribattone del sole che mi cade sulla capoccia. Un caldo boia. Ecco, lì abbiamo un uccello bellissimo che sta rivendicando il fatto che, probabilmente lo sto un po' disturbando, un uccello grandissimo. Eccoci qua, il nostro giro continua, continuate a seguire queste entusiasmanti puntate di Te la do io la Malesia, vi farò vedere i posti autentici. Ecco, quella scimmiettina col vuoto simpatico si è girata, stava facendo qualche cosa. C'è un'altra lì che sta, guarda, guarda lì. Eccoci qua,
chiudiamo qui allora con questa bellissima immagine, questa piccola riflessione, e ragazzi continuate a seguirmi perché vi mostrerò veramente gli angoli più incredibili di questo posto e non solo, anche gli aspetti sociologici e culturali. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima.